Ti è mai capitato di interrogarti su come vivi la tua sessualità? La tua relazione di coppia ti appaga sessualmente? Ciao, sono la dottoressa Francesca Faccio, psicologa e psicoterapeuta specializzata in terapia di coppia e problemi affettivi, e in questo video parleremo del calo del desiderio sessuale. Il benessere sessuale è fondamentale per una buona relazione di coppia. Il calo del desiderio sessuale è una di quelle condizioni che contrastano con lo stato di salute e benessere, e questo può determinare un importante stato di sofferenza per la persona e di conseguenza per la coppia. Di base si perde l'interesse nell'attività sessuale, c'è in generale una scarsa motivazione nella ricerca di stimoli e c'è una riduzione nell'intensità e nella frequenza del desiderio. Questo può accompagnarsi a depressione, sentimenti di perdita e di inadeguatezza. Ma perché accade? Il desiderio è influenzato da moltissimi fattori, come lo stato generale di salute, l'alimentazione, ma anche fluttuazioni e cambiamenti nei livelli ormonali. Per questo la ricerca di una causa è complessa, perché spesso è multifattoriale. Il calo del desiderio può essere legato a un momento particolare di vita, come ad esempio la perdita di un familiare, la perdita del lavoro, oppure un momento di forte stress e di scarsa gratificazione. In questo caso può essere utile un percorso di psicoterapia individuale per approfondire le proprie problematiche affettive e sessuali, prendere consapevolezza delle cause che ne stanno alla base e di conseguenza dare un significato al proprio disagio. Ma non è detto che sia sempre così. Spesso accade che alla base vi siano disfunzioni nella vita di coppia, che è sicuramente il territorio di maggiore espressione della propria sessualità. Quando infatti si creano difficoltà comunicative che rendono la convivenza difficile, scontata o conflittuale, a risentirne è il desiderio e la sfera sessuale in generale. In un momento che può essere caratterizzato da resistenza, rigidità e tensione, si fatica a immaginare una situazione intima che richiederebbe invece confidenza, fiducia e abbandono. Per prima cosa può essere utile parlarne con il partner, condividere i propri sentimenti per affrontare insieme il problema, ma questo può essere complicato per alcune persone e spesso non è sufficiente per risolvere il problema, soprattutto quando alla base ci sono problemi nella relazione di coppia. In questi casi può essere utile rivolgersi a un professionista e iniziare un percorso di coppia per comprendere le motivazioni alla base del calo della libido e di conseguenza capire quali comportamenti assumere per incrementare il desiderio e ritrovare una sessualità appagante. Nel mio blog su psicologiasana.it parlo della storia di Chiara e Giovanni, una coppia in cui la nascita della figlia ha segnato un cambiamento nel modo di vivere la sessualità, soprattutto nel desiderio di Chiara. Grazie alla terapia di coppia, i due partner hanno potuto sperimentare un livello comunicativo e una vicinanza affettiva che sono necessari anche per l'intesa affettiva e sessuale. È infatti importante non trascurare i sentimenti e i bisogni reciproci, e allo stesso tempo è fondamentale coltivare un rapporto privilegiato con il proprio corpo, conoscerlo, scoprirlo e accettarsi, soprattutto in quelle fasi della vita in cui il corpo cambia e si trasforma. Se ti sei riconosciuto nelle mie parole e nella storia di Chiara e Giovanni e pensi di aver bisogno del mio aiuto, non esitare a contattarmi. Visita il nostro sito web www.psicologiasana.it.